Bentornati su Canale 40 per questa nuova puntata di Europa Vicina. Come ormai saprete voi che ci seguite, questa edizione di Europa Vicina abbiamo scelto di dedicarla in particolare alle tematiche del lavoro e al PNRR. Bene, questa puntata che stiamo per vedere insieme sarà dedicata al tema del lavoro. Data la particolare situazione che si è venuta a creare nel polo industriale di Portovesme, relativamente allo stabilimento della Portovesme SRL, abbiamo dedicato maggiore attenzione e più tempo proprio a questa avvertenza, visto che è stato recentemente annunciato la chiusura, la fermata dell'impianto della linea Piombo, dell'impianto KSS e anche dello stabilimento di San Gavino Monreale. Tutto questo, come si può ben capire, ha generato molta tensione e molta preoccupazione tra i lavoratori. Dicevo, la puntata di oggi sarà una puntata un po' diversa dalle altre, particolare. Non avremo ospiti in studio, ma abbiamo scelto di mostrarvi, di farvi vedere che cosa succede, quali sono, insomma, le preoccupazioni, i dibattiti, i dialoghi dei lavoratori durante una delle loro assemblee. Questa assemblea che andremo a vedere è stata registrata, è stata ripresa dalle nostre telecamere il 4 ottobre, la giornata in cui ai cancelli, insomma, della fabbrica è successo un parapiglia, ci sono stati attimi di tensione tra i lavoratori e l'amministratore delegato dell'azienda. Si stava decidendo proprio quale linea intraprendere, come poter risolvere e superare questa avvertenza, questo problema della Portovesme SRL. Al termine dell'assemblea abbiamo anche intervistato i rappresentanti delle tre sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL, nello specifico nelle persone di Franco Bardi per quanto riguarda la CGIL, Tore Vincis per quanto riguarda la CISL e Patrizio Cancedda invece per la UIL. E quindi vi lascio, insomma, alla visione, all'ascolto dell'assemblea dei lavoratori in cui sono intervenuti lavoratori e esponenti del sindacato. Quel progetto di riconversione è la caramellina per addolcire la pizza della cassa. Esatto, sono convinto che è così. Perché se tu guardi, io non so se sono sicuro se è fattibile dal punto di vista autorizzativo e ambientale, quel progetto, soprattutto adesso che in Sardegna e nel Sud Ciclese c'è questa grande sensibilizzazione nel rispetto dell'ambiente, perché secondo me se dovesse andare in porto, poi le battaglie dovremmo farle. Io mi auguro che vada in porto, dovremmo farlo a liberarci di tutto. Fede, non vuole bene. Lei le ha chiesto di intervenire, non vuole bene. Vi chiedo una cortesia, lo lasciamo un attimo. Gliel'abbiamo detto a lui. Io voglio parlare dello stabilimento, sì. Perché se no ancora una volta questo vuole depistarci su un altro ragionamento che io non so neanche se è iniziato che l'esistenza. No, ma a prescindere che lo sia o meno, ma oggi io ho un problema, che lo stabilimento che oggi produce è a forte rischio chiusura. Poi di questo si avverrà, guarda, il primo esito sarà maggio-giugno 2023. A giorno io sarò disponibile, mi chiama e mi dice quale. Ad oggi però dobbiamo mettere dobbiamo salvare lo stabilimento con quelle condizioni. No, io voglio. Sembra noioso, forse lo sono, però noi non possiamo, non ci possiamo, io non fare i paragoni, perché è una situazione che nessuno di noi ha mai vissuto nella sua vita. Lo dico perché in altri tempi la battaglia è stata fatta, l'accordo bilaterale riguardava in Italia la Portovesme SRL. La nuova discarica, il nostro interlocutore, la provincia, belli, brutti, quello era. Oggi noi abbiamo un nemico che è, tra virgolette, quasi invisibile, che è molto grande e che sta mandando KO l'Italia. Perché se oggi noi apriamo i giornali, non è che c'è, la Portovesme è una delle, la 101esima, 102esima, quindi pensare che ci sarà una soluzione per la Portovesme SRL è utopia, così e basta, dico solo per la Portovesme, cioè così come invece in altri momenti si è ottenuto, perché in quel momento c'era quella come unica priorità. Oggi non è così. Non è così. Fammi finire, poi tu interverrai. Io non l'avevo fatto, ma
Ascolta, fammi finire, poi tu direi tutto quello che vuoi, no? Io ti sto dicendo che non l'ha vissuta nessuno, perché se no non nessuno guarda un giornale, un telegiornale, e il problema c'è. Poi in altri momenti ci sono state singole aziende, che è un'altra cosa, non il problema energia per il, non per il paese, per l'Europa, okay. E in particolare per l'Italia, e in particolare per la Germania e per altri. Detto questo, non è che siccome il problema è globale non dobbiamo fare nulla, perché non sto dicendo questo, caro Bruno, no? Perché qual è la questione, quindi? Che noi, se vogliamo salvare lo stabilimento, e insisto, al netto di tutte le azioni che riterremo di fare verso l'azienda, noi possiamo stare sul fronte qualche mese, ma serve risolvere il problema del costo dell'energia. Tore Capai dice, ma figurati se in sei mesi noi ci hanno messo per fare un decreto attuativo che affronta parzialmente il problema. Intanto da nulla a poco abbiamo poco. È più facile modificare un provvedimento, farne uno che lo migliori, che non averne nulla. Ma noi, quella è l'unica strada che abbiamo, eh? Non è che ne abbiamo altre, anche se è difficile. Se tu vuoi salire sul monte, quella è la strada, Non ce ne sono scorciatoie. E allora noi dobbiamo iniziare un percorso di coinvolgimento della regione Sardegna, che in questi mesi non hanno fatto nulla, perché non hanno fatto nulla. Ma quello è il nostro interlocutore che ci deve tutelare, non neanche per averlo come controparte, ahimè. Sarà sufficiente? No. Dobbiamo costruire alleanze con la Sicilia? Sì, perché? Perché non ci sarà nessun provvedimento ad hoc per Portovesme e SRL, scordiamocelo quello, da parte di tipo governativo, dico. La Sicilia ha un problema uguale al nostro con l'insularità, quello è il percorso che noi dobbiamo fare. Sarà immediato, non lo so, Tore, perché io da domani, non mi dato giovedì, non mi aspetto nulla. Guarda, solo che nulla mi aspetto. Sono i generali che resteranno. Ma ok, ma noi la utilizziamo anche quella data. Si sta formando un nuovo governo, bene, ci sono i nuovi parlamentari. Lo diceva Roberto, stiamo iniziando un percorso. E noi qualche mese comunque ce l'abbiamo. Perché non è che domani mattina, a meno che non scoppi il KSS con il dicettore, qualche mese un po' ce l'abbiamo ancora, non è molto, e dobbiamo lavorare da subito. Tore, ma quello è il percorso, perché se invece noi ci rinchiudiamo qua dentro e diciamo che non facciamo spegnere, ragazzi, teniamo qualche mese ma non reggiamo, perché non ci può essere la prospettiva con questi prezzi dell'energia. Ok, e non sarebbe, ripeto, non avremo quell'attenzione nel paese che c'è, perché saremo uno dei tanti. E allora lavoriamo, questo è il percorso delle cose che dobbiamo fare. Serve dichiarare lo sciopero all'azienda? Sì che serve, perché non è che noi dobbiamo dire all'azienda che va tutto bene. Noi questa è una riunione che stiamo facendo al nostro interno per dirci come stanno le cose. Ma certo che noi all'azienda non cediamo di un centimetro, facciamo le procedure per lo sciopero, attenzione anche lì, gestendo le persone, perché lo stabilimento è nostro, e se noi non facciamo le cose bene lo roviniamo a noi stessi, e diamo solo la scusa a quelli per andare via gratis. Ci siamo. Ok, questo dobbiamo fare. Venerdì, tanto io vado già oltre, non mi aspetto nulla da giovedì, quindi venerdì dobbiamo decidere le cose da fare. Serve di che lo sciopero, serve capire come sono le... 10 secondi. Giovedì, il fatto che si voglia portare il verbale lì, quello che gli avete detto ieri... No, poi arrivo a quello è una... Bisogna martedì andare a Cagliari, andiamo a Cagliari, accelerare le procedure anche con la Sicilia, tutte le cose con i parlamentari, facciamo tutto quello che c'è da fare. Ultima questione, la questione della cassa integrazione che, voglio dire, riguarda, diciamo, per il pezzo che noi rappresentiamo, su cui abbiamo anche condiviso una posizione, è questa. Noi non firmiamo cassa integrazione in bianco. Perché noi pretendiamo che la cassa integrazione sia all'interno di un progetto più complessivo, dove deve essere scritto, ma se il prezzo dell'energia abbassa, o si trova un prezzo calmierato grazie al nostro intervento, riparte tutto. L'azienda prende questo impegno, perché io non ne ho certezza, come ha detto qualcuno, ma se
ma lo puoi mettere per iscritto, perché lì davvero noi togliamo l'alibi sulle questioni. Due, Glencore, perché guardate che il problema si porrà a prescindere, perché a un certo punto del percorso, se anche va tutto bene, si arriva all'isolo, ci sarà un problema di gestione del personale tra fermata e ripartita. Quindi, quale sarà quel percorso? Quante risorse mette a correre la Glencore per gestire questo percorso? Le persone che hanno una prospettiva lavorativa di pochi anni, uno, due anni, Glencore vuole intervenire? Come vuole intervenire? Ecco, noi dobbiamo pretendere un accordo che metta tutte queste cose dentro. Quindi la cassa integrazione, oggi solo la cassa integrazione, dico no, ok, ma dentro un ragionamento che mette tutte, cose, tutte queste cose dentro è un percorso, però insisto, noi al netto di tutte le battaglie che dobbiamo opporre anche all'azienda, anche per il comportamento di stamattina, lo dobbiamo fare, ma non possiamo perdere di vista il tema energia. Scusate se sono noioso, ma è centrale questo. Roberto, una cosa, no, Marco, no, ma solo la controparte. Giusto un minuto, che secondo me è importante prendere alcuni spunti da quello che è avvenuto stamattina, da alcune cose che sono state dette e dalla preoccupazione che emerge su quello che potrebbe succedere in determinati reparti. E secondo me noi è importante che nelle riunioni che stiamo tenendo dobbiamo sapere bene che l'uscita deve essere una. Noi da adesso in avanti, ma è da un po' che lo stiamo facendo, dobbiamo parlare anche nei confronti, anche e soprattutto nei confronti dei lavoratori, con un'unica voce. A loro deve risultare che noi abbiamo questo obiettivo, che deve essere comune, deve essere quello, perché il rischio che corriamo è che se, come diceva Lelli in qualche modo, uno dice una cosa, uno la dice appena appena diversa, una la dice in un altro, poi ai lavoratori, se rischiamo che gli arrivi un'altra cosa, rischiamo di perderci nella battaglia che dobbiamo fare. Noi siamo arrivati a chiudere nel 2012 la ex Alcoa con i lavoratori che non è che erano molto d'accordo di portare avanti la chiusura dello stabilimento e di fermare le celle in quel modo, volevano bloccare tutto e noi siamo riusciti in qualche maniera a convincerli che bloccandolo, fermandolo in una determinata modo, in modo c'era la possibilità di una ripartenza. Ci siamo riusciti e se quello stabilimento ha una prospettiva è per quello che noi abbiamo fatto in quella fase lì. Ecco, io credo che noi la dobbiamo ripercorrere nell'idea di dare ai lavoratori lo stesso segnale, facendo in modo che, come è stato detto, dobbiamo improntare uno sulla strategia da perseguire, la politica deve essere impegnata a tutti i livelli e una parte importante sicuramente, cosa che non ha fatto sino adesso, la deve fare a livello regionale, e dopodiché poi dobbiamo fare in modo che, anche se, secondo me, anche scrivendo documenti in continuazione, mettiamo in evidenza quello che è il disegno che dobbiamo perseguire, perché quello che stiamo dicendo, abbiamo detto tutti le stesse cose, però se lo scriviamo che noi vogliamo arrivare alla eventuale riconversione, che è tutto un punto interrogativo, ma vogliamo arrivarci in un determinato modo e per arrivarci deve essere perseguita e ottenuta una certa cosa, ecco, io credo che sia l'elemento fondamentale che non ci lascia dubbi, soprattutto nella controparte, ma anche nelle persone che ci devono sostenere nelle azioni che mettiamo in campo. Voglio aggiungere una cosa. Stavo dicendo Martino. Una cosa. La prima cosa, soprattutto, che concordo con Lele, dobbiamo parlare di energia e riuscire a trovare la soluzione in quanto il megawattora scende. A quel punto lì sicuramente la partita sarà un pochettino diversa. E quindi una cosa importante è tra l'altro prendere e cercare di fare unione tra i lavoratori, i sindacati, tutto quanto, per cominciare davvero a fare un pochettino di movimento. Che questo movimento quindi si veda anche all'esterno, che ci sia una... si veda davvero che all'interno di questa fabbrica c'è un grosso problema, perché sino a ieri questo problema non lo vedevamo. Io finalmente ho visto le bandiere
e un pochettino perché c'è un po' di disappori. Chi lavora con noi, c'è gente che dice ma che già non chiude, ce n'è molta gente. E quindi io mi auguro che con l'assemblea di oggi, con il man mano che andiamo avanti, la gente davvero si convinca di quello che sta succedendo, perché secondo me c'è molta gente che non ha ancora capito che cosa gli sta succedendo. E un'altra cosa che io mi auguro, che quando si fanno i discorsi di che cosa è disposta a mettere la Glencore, a qualcheduno le spallucce non faccia così per le imprese d'appalto, ma che il discorso sia un globale per tutti, anche per le imprese d'appalto, quando l'azienda dovrà mettere, la Glencore dovrà mettere soldi, perché se no la finiremo come in altre aziende che i diretti avranno quello che avranno e le imprese d'appalto una pezza nel culo ce ne andiamo a casa. Quindi il discorso facciamolo tutto, perché io la battaglia la sto facendo e i lavoratori delle imprese d'appalto la faranno tutta perché questa fabbrica non chiuda, ma casomai vada male qualche cosa, io mi auguro che poi le imprese d'appalto, i lavoratori di quelle imprese d'appalto, gente che lavora come me da 38 anni qua, non se ne debba andare con la pezza nel culo. Io mi auguro solo questo. Certo. Ma su questo credo che siamo stati chiari anche nelle ultime riunioni che abbiamo fatto. Non voglio rispondere a te, no, non se ne abbiamo troppa, ci mancherebbe. Però guarda che anche in tutti gli incontri che abbiamo fatto, questo problema è stato posto e anche in maniera pesante. Però attenzione, noi ci siamo detti anche l'ultima volta che ci siamo incontrati, che il livello deve anche salire in questa volta, perché io non credo che nessuno non si sia reso conto che questo stabilimento ha una cassa integrazione aperta per 200 diretti e 200 appalti, perché lo sapete benissimo anche voi che molti imprenditori non stanno pagando l'anticipo sulla cassa. Abbiamo visto gente che andava all'Inps a bussare la porta perché ancora non gli era stata versata la cassa integrazione, quindi non credo che tutto sia in silenzio, la preoccupazione c'è, probabilmente qualcuno farà finta di niente, però i primi che devono essere preoccupati siamo noi e lo siamo su questa fase qua. Però attenzione, perché dico che il livello deve salire? Perché è vero che la politica deve fare la sua parte, è vero che la regione deve fare la sua parte, è vero che se ci sarà un governo ci saranno anche altre situazioni da gestire, però il nostro livello regionale, nazionale, ancora è. Dove? Ce lo siamo detti qua. Allora il tiro va sollevato anche su quello, perché è vero che noi abbiamo le nostre responsabilità per quello che ci compete, poi il livello si solleva e ci sono altre responsabilità per arrivare anche ad altri tavoli. E sino adesso ce lo siamo detti, ma l'ho sentito anche da altri di voi, la faccia ce l'abbiamo messa solo noi su questa situazione, noi. Però noi dobbiamo mirare quel punto che diceva lei, se noi perdiamo di vista l'obiettivo principale è quello, guardate, poi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ci possiamo mettere lì fuori, fare casini, però alla fine saremo lì fuori a fare casini per mesi. E io non ne voglio fare tendopoli per stare qua a fare centro, voglio risolvere il problema di tutti, dei diretti, degli appalti e di quei lavoratori, quei 70 lavoratori tra Porto Velho e San Gavino, che verranno mandati via a dicembre e non ce lo possiamo permettere. Quindi il livello va sollevato. Guardate. Va sollevato. Però, si rende necessario essere operativi perché, lo dicevano anche i colleghi, c'è necessità di andare anche nell'altro territorio a parlare con i lavoratori, perché qua era presente solo l'RSU ieri di San Gavino e per cui è necessità che andiamo a fare il punto. Però è anche vero che ci dobbiamo lasciare tutti parlando la stessa lingua, lo diceva bene Roberto, per cui il programma è quello che ci siamo dati. Ecco, questo era in sostanza un sunto di ciò che è accaduto in assemblea la mattinata, di ciò che si è detto e si è provato appunto a stabilire per il proseguo della vertenza. Come vi ho annunciato in premessa, adesso invece vediamo le interviste che abbiamo realizzato con i tre esponenti di CGIL, CISL e UIL. A completezza dell'informazione va detto che questa assemblea si è tenuta prima di alcuni fatti importanti, di alcuni annunci importanti, per esempio dopo questa assemblea la parte dei mercati
metalmeccanici, la parte sindacale dei metalmeccanici ha unitamente stabilito, per quanto riguarda CGIL, CISL e UIL, il blocco degli straordinari per i lavoratori degli appalti. Ricordiamo che pur essendo una fabbrica chimica la Portovesme SRL, la maggior parte dei lavoratori degli appalti sono invece metalmeccanici e dunque si è reso necessario proclamare, secondo i sindacati, lo stato di agitazione e contestualmente fermare proprio gli straordinari. Vediamo quindi adesso le interviste che abbiamo realizzato al termine dell'assemblea. Franco, quello che è successo stamattina dà l'idea precisa della tensione che c'è tra i lavoratori per questa situazione alla Portovesme SRL. Come intendete procedere? Beh, a fronte delle dichiarazioni ricevute ieri da parte dell'amministratore delegato della Portovesme SRL, abbiamo ritenuto corretto e giusto oggi vederci con tutti i lavoratori per trasferire a loro la grave situazione che sta attraversando lo stabilimento. Una grave situazione che sta portando almeno dalle comunicazioni avute in modo graduale alla chiusura di una serie di reparti che oggi da parte dell'azienda vengono identificati come reparti non più sostenibili sia da un punto di vista di strategia industriale per quanto riguarda la stessa Glencore sia per quanto riguarda il problema energetico. Per cui ci auguriamo davvero oggi, dopo aver fatto il punto con i lavoratori e messo al centro la problematica che ormai affligge questo stabilimento da tanto tempo, ci auguriamo che già a partire dall'incontro di giovedì presso il MISE possano esserci una serie di informazioni che oggi mancano attraverso gli strumenti messi a disposizione. Per cui siamo fortemente preoccupati, chiediamo a tutto il mondo politico non di fare queste dichiarazioni estemporanee sui social, ma bensì e soprattutto chi ha responsabilità dirette, a partire dal Presidente della Regione Sardegna, con l'assessore all'industria e tutto il suo staff, davvero che ci sia un impegno concreto, perché sino ad oggi, nonostante abbiamo ripetuto costantemente le richieste di incontro, nulla è stato fatto e i fatti dimostrano che nulla è stato fatto, visto che lo stabilimento oggi è a forte chiusura, a forte rischio chiusura per quanto riguarda, pure in modo graduale, ma comunque con un programma che l'azienda ieri ha illustrato alle organizzazioni sindacali. Patrizio Canceda della segreteria della UIL, il nodo cruciale, lo abbiamo sentito durante l'assemblea, è e resta il nodo energetico, il problema energetico. Come il sindacato intende muoversi per risolvere questo gravissimo problema? Sì, intanto sì, il problema clude la situazione, il problema energetico. Il sindacato sta analizzando bene la situazione. Già partiamo da un incontro dovuto e richiesto da parte nostra che avverrà giovedì 6 e da lì partiremo. Non ci aspettiamo grandi soluzioni, che ci diano grandi soluzioni, però io credo che da lì ci dovremo muovere affinché la regione sarda prenda e riesca a trovare, prenda in mano la situazione e riesca a trovare delle soluzioni. Perché in altre regioni d'Italia le regioni sono state presenti per aiutare le imprese e io credo che anche la regione Sardegna debba fare questo passaggio. Noi insisteremo tantissimo sul presidente che della giunta regionale perché è assente totalmente, benché vari solleciti lui non si è fatto mai trovare e noi andremo a cercarlo. Saremo sicuri che dopo l'assemblea che faremo, dopo la riunione del giovedì 6, andremo a cercarlo, a stanarlo e chiedergli davvero che metta a mano a questa situazione per trovare delle soluzioni, visto che anche oggi non può dire ed esimere che non ha un governo amico, oggi ha anche un governo alla maggioranza dove può essere significativo il suo intervento. Auspichiamo in tutto questo. Dottore Vincis, segretario della CISL e del Sulcis Iglesiente, quello che è successo questa mattina è emblematico, no? Della tensione che si è venuta a creare tra i lavoratori dopo l'annuncio della chiusura della linea Piombo e anche dello stabilimento di San Gavino. Come si può uscire da una situazione così delicata, così difficile? Ma la tensione sta crescendo, uscire sarebbe poter risolvere i problemi, ma sappiamo benissimo che i problemi sono forti. Noi, gli obiettivi sono questi, prima di tutto continuare a puntare su quello che fino ad oggi abbiamo continuato a
a fare, cioè cercare di ottenere un abbassamento del costo dell'energia, perché fondamentale è quello, lo sappiamo benissimo, non dobbiamo nasconderci dietro il fatto che comunque lo stabilimento riesce ad andare a costi eccessivi, però allo stesso tempo noi dobbiamo pretendiamo che la proprietà metta del suo, perché fino ad oggi stanno pagando soltanto i lavoratori e il rischio che continuino a pagare. Le notizie poi di ieri sono ancora peggiorative rispetto a quello che erano le notizie previste, cioè che si restava nella fase 5 poi per passare alla fase 6, insomma mettere più lavoratori in, se non la totalità, in cassa integrazione. Qui si parla di chiusura di impianti, praticamente un impianto che quello di San Gavino è come dire chiudiamo le prospettive per un'intera paese, è un'intera comunità, è una cosa importantissima ed è gravissimo questo fatto. Per questo la tensione sta salendo, il segnale stamattina è stato dato in modo chiaro, non sono ammesse degli atteggiamenti che vengono interpretati, c'è da giustificare dai lavoratori come provocatori. Questa fabbrica è di tutti i lavoratori, è il patrimonio vero della fabbrica, sono i lavoratori, questi devono essere salvaguardati, noi vogliamo salvaguardarli soprattutto nei prossimi mesi. Dobbiamo inventarci qualcosa soprattutto per la tutela dei lavoratori che dovranno passare attraverso periodi di cassa integrazione.